noi iniziamo il nostro percorso trasferendoci a Milano. Arriviamo a Milano nel 96 e un periodo per la street art molto interessante, perché comunque era già un fenomeno di massa e Milano era l'avanguardia all'epoca, soprattutto per quella che era la poster art. Il nostro lavoro tende proprio di andare a porsi delle domande all'interno di un contesto più sociale, una ricerca proprio prettamente artistica e quindi anche più estetica. Cerchiamo proprio di avvicinare sempre nelle nostre opere una condivisione. Noi due abbiamo fatto questo collettivo ormai 10-12 anni fa e oggi il collettivo vanta circa una quindicina di persone che intervengono nella riuscita del progetto. Abbiamo iniziato a fare degli esperimenti con la condivisione del nostro lavoro. Nel 2009 facciamo i primi workshop con la didattica. Ecco, in quegli esperimenti, che avevano semplicemente una funzione di trasposizione di un sapere, ci siamo resi conto che si poteva ottenere fin da subito un risultato artistico, perché questi esperimenti veramente ci hanno lasciati a bocca aperta, nel senso che il risultato ottenuto era un risultato non calcolabile, ma era un risultato piacevole che ti aiuta un po' anche a scoprirlo, in quanto tu ne sei l'autore, ma anche vai a cercare di comprenderla, di vederla e di capirla meglio. Condividere un'esperienza di cantiere oggi è sicuramente qualcosa di magico. Questo perché la pittura è già una gestualità che si lega un po' alla magia, all'artigianato anche, per creare qualcosa insieme. Prima non esiste, poi arrivi tu con le tue mani e con le tue mani lo crei. E ogni gesto è un gesto unico, e la pittura, appunto, essendo fatta con le mani, quindi frutto del gesto umano, è per sua natura imprecisa e per sua natura imperfetta. Per cui alcune imprecisioni che si possono trovare sul muro sono quelle caratteristiche che proprio lo rendono un pezzo unico. La nostra ricerca è questa, di dire qualcosa a qualcuno e di cercarlo di fare in un modo condiviso, e che possa, partecipandoci in modo attivo, dare un segnale, una risposta ad un contesto. Quando si lavora in tanti, si crea proprio la sensazione di appartenere a un gruppo. Ci si capisce alla fine anche con lo sguardo, di quanto sei stanco, di quando vuoi fare la pausa, di quando hai fame. E assolutamente il tempo vola, un po' perché hai tanto da fare, però la concentrazione diventa meno pesante se hai delle persone che stanno in quel momento lì, la stessa voglia, la stessa passione di lavorare, di avere un obiettivo comune e di finire. Molte volte la cosa buffa è quando non riusciamo a stoppare i ragazzi. Magari noi stiamo mettendo via i colori e loro mi prendono dal baule un attimo, un colore 5, e vanno di nuovo al muro, perché proprio li vedi che non si fermerebbero mai. E questo per me significa che ho raggiunto un bel obiettivo, perché ho trasmesso la mia passione anche ad altre persone. Campare una vita che finisca bene. Piuttosto emozionante questo incontro tra varie realtà, tra la Fondazione Bellini, la Paolo Grassi, per cui riuscire a fare gli auguri di fronte a questa meravigliosa realizzazione di questo murale per lui e Franca qua fuori, cioè me lo fa sentire vicino, me lo fa sentire abbracciato. È sempre allegri, bisogna stare, quel nostro piacere fa male a re, fa male a Ringo e a Cardinale, diventa triste se non viaggia. È sempre allegri, bisogna stare, quel nostro piacere fa male a re, fa male a Ringo e a Cardinale, diventa triste se non viaggia. Durante il cantiere della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi sono venuti ad aiutarci i ragazzi dell'associazione Believe. È un'associazione che si occupa di far fare attività ai ragazzi che hanno in comune delle patologie croniche. Con Believe vogliamo proprio dimostrare il contrario. Se proviamo a prendere un pezzo di carta e disegnarci con un pennarello indelebile un punto al centro, quel punto al centro è il male. Se lo teniamo molto vicino alla faccia, sembra che quel punto sia enorme. Poi pian piano che spostiamo il foglio lontano da noi, capiamo che attorno a quel puntino nero c'è un mare di bene. È proprio questo che vogliamo riuscire a fare, far cambiare prospettiva alle persone. Perché se noi siamo riusciti a, insomma, noi ragazzi Believe, che abbiamo avuto comunque le nostre esperienze di vita abbastanza pesanti, se noi ci riusciamo ad allontanare questo foglio dalla nostra faccia e riuscire a vedere il bene che circonda il mondo, penso che tutti quanti possiamo fare un piccolo sforzo e riuscire in questa cosa.
sono stati molto carini. All'inizio erano molto timidi, quando sono arrivati sul cantiere hanno visto noi magari già con la faccia al muro che lavoravamo e non osavano quasi chiedere. Poi invece sono partiti benissimo, Walter li ha istruiti molto bene, gli ha fatto vedere il lavoro, gli abbiamo spiegato che cosa stavamo facendo. Poi quando anche loro hanno visto che erano dei ritratti di Dario Fo e Franca Rame, hanno capito proprio lo spirito del cantiere, l'allegria che si crea, perché questo alla fine della pittura deve essere un momento proprio di piacere e di partecipazione, di stare assieme. Io non ho mai imparato a pitturare nei bordi, non sono mai stata capace di nulla, è un'abilità che io invidio tantissimo. Mi sarebbe sempre piaciuto imparare a dipingere, non ci sono mai riuscita, però sono riuscita a fare qualche cosa, poco ma qualche cosa l'ho fatto. È bellissimo perché Dario ha messo negli ultimi anni della vita un carico da 90 rispetto a questo al rapporto attraverso Massimo Navone, poi con la Paolo Grassi, gli allievi. È sempre stato un grande appassionato di gioventù e era ciò che lo stimolava tantissimo. È una bellissima sensazione quella di guardare il murale dal palco perché sembra proprio che abbracci la scuola. Questa sinergia per fare gli auguri è veramente ciò che mi inorgoglisce in assoluto di più. Campare una vita che finisca bene è tutto quello che vado chiedendo.